Soddisfazione per l'approvazione del bilancio preventivo 2015 da parte del Consiglio Comunale nella seduta conclusasi a luna passata della notte scorsa è stata espressa dall'assessore Roberto Treu, ospite stamane a Sveglia Trieste. È un bilancio importante perché disegna una città che sta davvero ritornando a avere uno sviluppo e avere un futuro. Le grandi operazioni di investimento che sono sotto gli occhi di tutti, che riguardano marciapiedi, piazze, il risanamento dell'amianto delle scuole, il rinnovamento di molte scuole, di molti edifici pubblici, in realtà era stato già previsto ed è in corso di attuazione. Treu ha definito sterili polemiche estive quelle sollevate dall'opposizione, critica per il fatto che il documento di previsione contabile per il 2015 è stato esaminato e votato appena a settembre dall'Assemblea di Palazzo Cheba. Il problema è che non c'è stata una discussione, c'è stata una contestazione nel merito del bilancio, proprio perché era un bilancio che, come dire, dà davvero questo forte segno di investimento su Trieste e a favore soprattutto dello sviluppo da un lato, ma anche dei cittadini dall'altro. Certo. Ormai da anni che, in attesa delle manovre o della regione o del governo, i bilanci purtroppo vengono spostati. Non avremmo potuto approvarlo prima delle vacanze estive, ricordo, è stato definito, ma il ritardo, diciamo, è stato dovuto soprattutto alla volontà di intervenire sulla riduzione delle tasse. Ricordo, abbiamo fatto una manovra di 3.200.000 euro di riduzione delle tasse a favore delle famiglie, soprattutto le famiglie a basso e medio reddito, e questo ha comportato un ricalcolo ovviamente di alcune voci del bilancio, che ha comportato, diciamo, un allungamento nel periodo pre-feriale.